acted all alright. Had no need to fight tonight. Come scopri, trovate nel mio canale. Innanzitutto ragazzi, buon anno di nuovo a tutti. Lo so che è monotono, però questo è il mio primo bella ragazzi che faccio nel 2017. E per la prima settimana non ce ne saranno tantissimi, dato che tra pochi giorni partirò e andrò ad Amsterdam assieme alla mia consorte e ai miei amici. Farò possibile per farvi avere più contenuti possibili in questi giorni. E la novità di oggi è che sono tornato dopo tantissimo tempo, dopo il mio Blasphemia Team, su FIFA 17. Per quanto riguarda i gameplay, partite, non per quanto riguarda pack opening, perché li ho fatti. Ragazzi, io so tre rose qua da farvi vedere che sono veramente sbalorditive, che c'è la Fish and Chips, che è questa, con Rooney, Diego Costa, Ozil, e ce ne sono tante ed è veramente molto forte, ragazzi. Forse oggi userò questa, però ce n'ho anche un'altra, altre due. Una che forse conoscerete benissimo, che sono i Guerrieros, che sono riuscito tramite i miei quasi 400 euro di FIFA points aperti, trovato praticamente un cazzo, come avete potuto ben vedere dai pack opening che ho fatto in questi giorni. Ho la Top Italia, che ho fatto ancora prima di questo bellissimo peso di soldi inutili, fondamentalmente, dove penso che sia comunque una grandissima formazione. Guardate che difesa, ragazzi, cioè è impossibile da dire che è una difesa impenetrabile, perché penso che FIFA 17, come dico ogni anno, sia uno dei FIFA più buggati della storia. Ragazzi, veramente, io l'altro giorno mi sono dato un'incazzata pazzesca. E oggi andremo a fare il Food Champions. Andiamo a prendere i Guerrieros. Penso che ti vadano bene i Guerrieros, no? Guardate che figate i Guerrieros, ragazzi. Benzema, Griezmann, Iniesta, Rafinha. Questo chi è? Preti dovrebbe essere, eh? Che si chiama? Piatti, Preti, Jordi Alba, Varane, Pepe, che ragazzi Pepe ammazza tutti lì dietro, Modric, Juan Fran e Navas. Ragazzi, io penso che sia una grandissima rosa. Io al posto di Piatti mi piacerebbe metterci un'altra ala sinistra, sinceramente, che però... Boh, andrei su Nani, raga, non lo so perché. Proviamo a fare così. Teniamoci Nasri, vediamo come va. Nani, scusate, c'ho anche Nasri, mi sono un attimo confuso. Chiedo Venio, scusatemi. Allora, io vorrei farmi un suicidio. Vorrei andare a vedere chi ci sono dei pacchetti promo, se sono fighi. Raga, questi sono pazzeschi, cioè, però io non posso continuare a spendere dei soldi, Chris. Vabbè, proviamoci, dai. Proviamoci. Raga, vedete, cioè, io questi qua sono i giocatori che io trovo nei pacchetti. Cioè, io vedo youtuber che trovano il Cristo Redentor. Io trovo Sissoko che è ottimo. E poi basta. Vedete perché vi dicevo che non dovevo andare nei promo? Vedere nel negozio? Io però questi soldi io li ho investiti per farvi vedere che non trovo un cazzo. Ne ho altri tre ad aprire. Io vi faccio vedere, ragazzi. Guardate anche qui. Zero. Neanche un top play. Guarda che questo qua, raga, l'ho trovato mille volte. Shaqiri, mille cazzo di volte. Voi mi starete chiedendo: Gabbo, ma allora non spenderli i soldi se tu non trovi niente? Prima o poi la botta di culo arriverà. Il problema è che io prima o poi finisco i soldi. Abbiamo due pacchetti, vediamo. Mai un walkout. Ma oh, questo forse ha la pallina un po' più grossa. Norvegese 40-84, va bene, Eriksen. L'ultimo pacchetto, vediamo. Oddio, si laga, ti prego. Ci ho creduto fino alla fine. Chi è workout? È l'hub. Oh. Sono felice, è il mio primo workout. È il secondo. Non ce l'ho io però la Bundesliga. Voglio vedere quanto costa. Io sono felice con poco, ragazzi. Mi accontento veramente con pochissimo. Guarda, sto pacchetto lo tengo perché ho trovato anche Buffon. Oh, grazie FIFA. Cioè, vale di più lui che l'AM che mi ha fatto walkout. No, grazie infinite, guarda. Grazie mille, grazie FIFA. Pensavo di aver fatto il botto, di aver trovato il giocatore più forte della vita. Invece no, vabbè. È comunque sempre un walkout da mettere in copertina. Abbiamo capito che con Nani non possiamo giocare perché ci sono troppe nazionalità. Quindi abbiamo messo Piatti alla fine. Cos'è sta connessione? Questo, ragazzi, sarà il mio primo Food Champions veramente, veramente fatto col cuore. Cioè, dobbiamo assolutamente vincerlo, per forza. Qua non voglio scuse, eh. Non voglio scuse. Dobbiamo impegnarci, forza. Quei Guerrieros, ragazzi, tornano in partita. Guerrieros in campo. Forza, via. Wow.
Guarda già la prima azione, dai, oh! Dai, buttati, porco di... Ma che cazzo? Una zero per lui. Bebe! Sì! Oddio, non ci credo! Il mio terzo gol su calcio d'angolo su FIFA quest'anno. Oh mio Dio! Ho già capito, ragazzi, sta partita finisce 8-8. Memo? Bello! Vai, Karim, corri! Mucca! Mucca! Sei una mucca! Come cazzo tiri? Come cazzo tiri? Scusat! Sì, pettinati, scemo. Vai, Karim! Come cazzo tiri? Ma come cazzo tira, raga? Griezmann! Ma tira sta boccia, Cristo! Madonna, ma che cazzo stava a dire, raga? Che cazzo stava a dire? Bravo, Varane. Mamma mia. Ma perché a lui? Che c'era quello a centrocampo! Sì, Iniesta! Vai, vecchiaccio! Sì, vecchiaccio! Vola in porta anche tu! 2-1! Oh! Maronna mia! Erroraccio difensivo! Mamma mia! Bellissimo! Bravo, Antoine! Il tiro di Antoine! Sì, raga, qua ha fatto l'asino. Ho fatto lo scemo. Lo so. Ho fatto un pirra. Devo andare più avanti, lo fa il gol dell'anno invece. Guarda che merda. Vabbè. Ancora lui. Per farsi perdonare. Griezmann! Levatevi dal luogo! Vai la bandierina, Strunz! Lingel, che bastard! Gol! Higuain Sinalot! Così a caso. Ma non ci credo, guarda te! Che pollo! Ma mi spiegate perché quello là l'ha stoppata e non ci ha tirato un calcio? Spiegatemelo! Perché, Alba? Faccia da culo! Via, sta boccia, Cristo santo! Raga, sto andando giù di testa, veramente. L'altro giorno ho fatto una partita, io ho fatto 18 tiri, il tizio 2 ha vinto 2-0. Due tiri ha fatto, ve lo giuro, raga, ho fatto anche nell'Instagram Stories. Ragazzi, gol prima o poi me lo fa, eh. Perché i miei difensori non corrono, cioè sono completamente fermi. Vai, Iniesta! Vai, Iniesta! Tira, Iniesta! Dov'è il mio portiere, raga? Ma gli ho detto mezz'ora fa di uscire! Appena ho visto lancio lungo! Qua gli ho detto di uscire! Perché è uscito un secondo dopo? Benzema! Oddio! Oddio! Shit happens! Oh my god! Oh! Meno male, il bug a favore anche mio. Santa Madonna. Si sarà addormentato lui, raga. O il computer suo o lui proprio fisicamente. Non si sa mai. Io non ho parole, guarda. No, certo. Fine tempo regolamentare. Ho fatto tre cambi, raga. Tre forze fresche servono adesso. Ti cambia la partita. Vai, Rafinha. Rafinha! Io la sapevo! Lo sapevo che tu sei l'uomo giusto! Sei il mio uomo giusto! Si è rotto di Benzema, vabbè, sti cazzi. O panettone. Dai, ma che cazzo è successo, raga? Oh! Madonna, Casemiro! Che cazzo fai, dai! Brutto ric... Mamma mia, raga, che cazzo ha sbagliato! Guarda, guardate, raga, guardate che gol che mi fa. Strano.
Oddio, gol! Oddio! Raga, ho fatto gol! Ho vinto! Pensavo fosse anche fuori gioco, ho tirato a caso! Cioè, tutto il bello è che è nato da un rinvio enorme, a caso, fatto a casissimo proprio. E finisce! Finisce qua il primo turno di questo Food Champions! Mamma mia! Io vi saluto, vi ringrazio, se mi piace un commento, arriviamo a 15.000 like se volete vedere i quarti di finale, la semifinale e poi la finale, che sicuramente arriverò al prossimo video e basta. Io vi saluto, vi ringrazio, qui da Gabri Square è tutto. Vai, raga.